Pochi proclami, ma tanta voglia di lavorare. Marco Baroni, nel giorno della presentazione ufficiale, non ha nascosto un pizzico di emozione, mostrando di avere però idee chiare. Voglio ragazzi con la pancia vuota e che abbiano voglia di creare e poi raggiungere obiettivi importanti. Il Pescara è oggi un cantiere aperto, ma il neotecnico biancazzurro sa bene che il suo lavoro è appena l'inizio. Ho definito un cantiere aperto perché ci sono tanti giocatori che sono andati via, lo sapete. C'è un gruppo di ragazzi che è rimasto, adesso dovremo fare anche delle valutazioni su alcuni giocatori, ma solo valutazioni che riguardano l'aspetto motivazionale. E detto questo, poi faremo delle scelte, delle valutazioni, e in base a questo cercheremo anche di vestire il sistema di gioco migliore, anche se a me piace sempre comunque una linea 4, e così a grandi linee mi piacerebbe poter giocare 4-3-3. Baroni, cosa l'ha convinta ad accettare Pescara? Cosa mi ha convinto? Ma io ripeto, sono venuto, ho parlato due volte con la società, la seconda volta dopo che la proprietà aveva parlato con altri allenatori, c'è stata una condivisione di progetto. Prima mi stavate dicendo piazza difficile, ma non esistono piazze facili, esistono secondo me ambienti molto motivanti, perché questo è un ambiente che può avere tanto pubblico a seguito, e il nostro obiettivo, il nostro progetto è quello di, come ho detto prima, dare un qualcosa al tifoso dove riconosce le idee, il lavoro, la cultura, il coraggio e i risultati, perché poi alla fine si passa sempre da lì. Lei in conferenza stampa ha detto: voglio giocatori con la pancia vuota. Assolutamente, da questo non si può prescindere, è impossibile fare calcio con persone che non hanno la capacità di mettersi in discussione, la capacità di lavorare, di soffrire. Il calcio è passione, gioia, ma è anche sacrificio. Senza sacrificio non si può giocare a pallone.